Ciao a tutti, bentornati sul canale amogliitaliani.l'ex corteggiatrice Carola Carpanelli si è lasciata andare ad un durissimo sfogo sui social, cosa sta succedendo? L'ultima edizione andata in onda di Uomini e Donne ha riservato non pochi colpi di scena al pubblico. Tra le grandi protagoniste anche l'ex corteggiatrice Carola Carpanelli scelta del tronista Federica Nicotera. Il loro percorso in studio non si è rivelato essere semplice ed anche una volta fuori i due hanno a quanto pare capito di non essere del tutto compatibili. La loro storia d'amore è quindi finita alcune settimane fa ma continua a far discutere. Per questo motivo Carola di recente ha deciso di rompere il silenzio e lasciarsi andare ad un lungo sfogo. Uomini e Donne, Carola e Federico sotto accusa, il motivo. Dopo la scelta e la decisione di andare a convivere, Carola e Federico hanno improvvisamente annunciato di essersi lasciati. Una svolta che nessuno si aspettava e che ha in poco tempo scatenato i social. I due sono anche stati rivisti insieme ma non vi è stato poi alcun ritorno di fiamma. Per questo motivo su social si sono scatenati anche alcuni haters dei due ex protagonisti del noto dating show. In particolare alcuni utenti hanno scritto sia a Federico e Carola come sia inutile continuare a seguirli sui social adesso che non stanno più insieme. Se Nicotera è rimasto in silenzio di fronte a questa ennesima serie di commenti al veleno, la Carpanelli al contrario ha scelto di rispondere e di mettere in chiaro una volta per tutte come stanno le cose. Il portale Gossipet fa riportato di una risposta della Carpanelli ad un suo hater, sicuro io dormo lo stesso. Dietro la coppia siamo delle persone se non ve ne siete accorti. Se volete la fiaba con il principe azzurro meglio se vi guardate un film. Nel rispondere ad un secondo commento ha poi aggiunto, ti giuro nemmeno mia madre mi dice che fare, io davvero deluse dalla gente in generale. Carola in un ulteriore commento ha anche spiegato come fare per toglierle in segui così da non avere più alcun aggiornamento su quello che lei pubblica sul suo profilo. Una reazione durissima ma forse per la Carpanelli divenuta indispensabile dopo settimane di accuse da parte di persone che non la conoscono. Al contrario di Nicotera che come abbiamo detto continua invece a seguire la linea del silenzio sui social. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.